anche io la prima cosa che devo fare è ringraziare il Presidente Commisso perché ci ha dato l'opportunità di fare un'operazione veramente impensabile all'inizio per una società come la nostra e forse per tutte le società con cui io finora ho lavorato. Parte tutto un giorno intorno al 20 di giugno, io ero appena entrato alla Fiorentina e mi sento con Luca Toni. E Luca Toni mi dice: ma allora che c'hai nella testa, direttore? E io gli dico: la prima cosa che vogliamo fare è riportare entusiasmo a una città che in questo momento è depressa calcisticamente. Lui ci pensa un secondo e dice: ma prendi Frank Ribéry. E io dico: ma dai, insomma, come si fa a prendere Frank Ribéry? Lui mi dice: io l'ho sentito da poco, c'ha una voglia pazza, vuole giocare, vuole rompere tutto, vuole vincere, ancora ha dentro la fame del vincente. E io gli dico: guarda Luca, sarà impossibile. E continuiamo la nostra chiacchierata. Vari vicissitudini mi fanno pensare che forse potrà essere una cosa giusta. E tramite un amico comune riesco a sentire Frank. Era il 25 di giugno e da lì è nato tutto. E quando l'ho sentito è impossibile non innamorarsi di lui, perché trasmette veramente quello che sono i valori del campione. A ogni cosa ho detto che darò un perché. Il perché di Frank Ribéry è perché è un valore aggiunto per il nostro movimento. Si è visto da come è stato accolto, non solo dalla gente viola, da questa famiglia, ma da come è stato accolto tutto il calcio italiano. Perché dietro si porta dietro un qualche cosa di importante, che è la vittoria, il carisma, l'essere vincenti. Perché ci dà entusiasmo a tutti, ci dà identità e soprattutto perché più importante, perché trasmetterà la sua professionalità, il suo carisma a tutti i nostri giovani. È per questo che abbiamo preso il campione Frank Ribéry. Grazie.